parliamo adesso di sport, soprattutto per ragazzi, ed è in collegamento con noi Vincenzo Manco, che è il presidente WISP, cioè l'Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui. Lo sport, soprattutto per i giovani, prosegue con grandissime difficoltà. Ho visto un vostro appello alle istituzioni, mi pare inascoltato in gran parte, purtroppo. Guardi, noi abbiamo fatto questo appello per sensibilizzare le istituzioni, appunto l'opinione pubblica, perché la scorsa settimana eravamo sinceramente preoccupati che non fosse garantita la dignità dello sport di base, e abbiamo voluto promuoverlo perché insomma la rassegna stampa che ascoltavamo in quei giorni era preoccupante, cioè con un rischio di forte chiusura, visto che WISP, così come anche altri enti di promozione sportiva, si erano impegnati a far rispettare, quindi con gli investimenti dovuti, i protocolli rigidi affinché le attività potessero essere garantite, quindi garantita la sicurezza dei praticanti e la salute appunto di tutti. Il DPCM invece del 13 di ottobre accoglie sostanzialmente questo. Noi eravamo preoccupati che venisse riconosciuta solo la possibilità per le federazioni sportive, per alcuni diciamo organismi sportivi, mentre sono state inserite anche le attività organizzate dagli enti di promozione sportiva per i cosiddetti sport di contatto, e questo onestamente ci ha soddisfatto. Quindi riconosciamo il lavoro e l'impegno del ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, il governo e anche le forze diciamo parlamentari di maggioranza che hanno ascoltato il nostro appello e hanno permesso questo. Certo, noi rispondiamo con la nostra rigida anche responsabilità, con il nostro forte senso civico, ecco, facendo rispettare i protocolli e permettendo la pratica sportiva per tutti e anche allo sport di base. Sì, perché c'è ovviamente un aspetto formativo proprio di questa attività, che è anche imparare le regole, imparare, no, a rispettare gli altri. Motivi per i quali lo sport non è solo sport e competizione, cioè faccio una gara con qualcuno, ma imparo a stare al mondo. Lo sport è soprattutto rispetto delle regole, è soprattutto fattore educativo. Spesso e volentieri noi della WISP ricordiamo all'opinione pubblica, nei dibattiti ai quali partecipiamo, in occasioni come queste che ci state offrendo voi, che lo sport è poi di fatto la terza agenzia educativa del paese, dopo la scuola, dopo l'università e la famiglia. E quindi come però in questo periodo siete stati un po' meno convocati, almeno non parlo appunto di professionisti, parlo di giovani, di ragazzi, di chi fa sport, ecco, siete stati un po' meno convocati, mi pare, al di là di tutto, di scuola abbiamo sentito parlare, ha sprombattuto continuamente, di università leggermente meno, ma l'abbiamo legate al capitolo scuola, di giovani e sport, insomma è sempre stato un capitolo un po' messo dopo. Sì, guardi, su questo le dico francamente che fin dall'inizio... Non è che la voglio portare in polemica, era una riflessione. No, assolutamente. Guardi, glielo dico molto francamente, nessuna polemica. Anzi, anche su questo noi abbiamo una nostra posizione, siamo espressi, quando si è appunto parlato, soprattutto tra la fine dell'estate, settembre, appunto del rischio da parte delle scuole di utilizzare le palestre per mettere appunto la didattica. E per garantire la didattica noi abbiamo detto come WISP che non partecipavamo sicuramente ad un'eventuale competizione tra i diritti. Per noi non esiste il diritto allo studio da una parte e il diritto allo sport dall'altra, esistono i diritti, certo, esiste appunto la nostra responsabilità di organizzazione sociale che ha rapporti costanti con le istituzioni sia a livello locale che a livello regionale, soprattutto a livello nazionale, e cercavamo comunque di fare la nostra parte, cioè di un'organizzazione di sport, di promozione sociale che ascolta, interagisce con le istituzioni, ma che chiaramente afferma il diritto alla pratica sportiva per tutte e per tutti, soprattutto appunto per i giovani, per i ragazzi, perché ripetiamo, è un grande fattore educativo, non soltanto, è anche un grande fattore coesivo, un grande fattore inclusivo. In questa grande pandemia, purtroppo, stiamo sostanzialmente pagando anche questo, viviamo una contraddizione se vogliamo rispetto al valore complessivo della pratica sportiva, tradotto, se lo sport è salute viviamo l'enorme paradosso del rapporto col distanziamento sociale, perché questo
diciamo, elemento di applicazione, ecco, del valore della pratica sportiva, rischiamo di non viverlo per il distanziamento sociale, come dire, una misura legittima nel rapporto purtroppo con la curva dei contagi che sta risalendo. Però ecco, no ad una competizione tra diritti, noi facciamo la nostra parte, sì, spesso e volentieri in questo paese la cultura sportiva è considerata, diciamo, una cultura non al pari degli altri, ma noi, insomma, i nostri... Beh, chiaro che voi la... Voi la... infatti è vero, in questo paese si parla tanto di sport, ma si parla e si pratica un po' meno, questo lo si vede nei numeri quando andiamo a vedere le statistiche sui giovani e lo sport, l'obesità, la nutrizione, le condizioni di salute, siamo un po' chiacchieroni, un po' troppo chiacchieroni per avere poi tra l'altro un paese così adatto a fare lo sport per clima, per condizioni in generale anche delle nostre città, insomma non stiamo parlando di luoghi né disastrati né in cui sia impossibile fare qualcosa. Siamo, come si è sempre detto, un paese di 62 milioni di allenatori che spesso e volentieri amano leggere lo sport piuttosto che praticarlo. Purtroppo è vero, come diceva lei prima, noi siamo maglia nera rispetto alla percentuale di sedentarietà nel rapporto con l'Europa, abbiamo circa 23-24 milioni di sedentari nel nostro paese. Stiamo guardando su questo con grande attenzione a ciò che sta accadendo rispetto all'iter legislativo sul testo unico che dovrebbe riordinare il sistema sportivo. Il sistema sportivo è necessario che venga riordinato nel nostro paese proprio, ecco, per evitare che tutte le volte che c'è un dibattito sullo sport si faccia magari un dibattito sulla contrapposizione tra lo sport professionistico, lo sport di alto livello e lo sport di base e lo sport sociale. C'è in tutto questo una complementarietà, quel testo unico che noi stiamo guardando con grande favore e con grande interesse, ecco, finalmente tenta di stabilire quelli che sono gli ambiti di riferimento dello sport di alto livello, dello sport professionistico, che non deve stare in contrapposizione con lo sport di base, sono semplicemente funzioni diverse, e quel testo unico sta cercando di stabilire il chi fa che cosa. In pratica quello che è il ruolo vero dello sport sociale è il riconoscimento di esso all'interno finalmente del nostro ordinamento giuridico. La ringrazio, la devo salutare, però ci ha dato alcune informazioni importanti e anche una speranza, diciamo, futura. Vincenzo Manco, presidente WISP.